Avvocato Morganti, allora un passo in avanti nell'ambito della depurazione, quindi ARAP impegnata nel settore dell'ambiente. Assolutamente sì, è un progetto che ci è stato affidato per restituire alla città un impianto moderno, un impianto tecnologicamente avanzato. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, lo abbiamo fatto chiudendo i lavori prima di quello che era il cronoprogramma. Abbiamo risparmiato somme che abbiamo riversato in altri interventi di costruzione che erano necessari, quindi siamo assolutamente soddisfatti di restituire alla città questo impianto che servirà 60.000 abitanti equivalenti. Ecco, in cosa ha consistito questo intervento? Di ammodernamento complessivo, di ampliamento e di adeguamento alle tecnologie moderne che consentono appunto non solo attraverso un ampliamento fisico dell'impianto un maggiore trattamento di fanghi, ma anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, quindi un intervento a tutto tondo che ha reso possibile dotare l'Abruzzo di uno degli impianti più all'avanguardia al momento nell'intero territorio. Oggi abbiamo, come dire, inaugurato il potenziamento dell'impianto di depurazione di Punta Penne. Credo che sia un risultato fondamentale, strategico. Era un impianto che era all'avanguardia negli anni Ottanta, oggi non lo era più, quindi credo che sia un risultato importante, strategico e di buona amministrazione. Abbiamo finito prima e soprattutto abbiamo speso meno, quindi più di così non si può chiedere ad ARAP, che è stato quindi il soggetto attuatore. Anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro, quindi anche i tecnici, la parte amministrativa, il presidente, il direttore Morgante, che si sono adoperati affinché si potesse risolvere un problema che stava diventando sempre più annoso, non solo dal punto di vista ambientale ma anche per il tessuto produttivo. Presidente Gianfranco Basterebbe, presidente della SASI, allora quest'opera pubblica, questo raddoppio del depuratore di Punta Penna, quale beneficio porterà? Un beneficio immenso dal punto di vista ambientale, nel senso che il depuratore in atto a Vasto era di 30.000 abitanti equivalenti. Basta pensare che questo ha raddoppiato, quindi abbiamo un depuratore oggi di 60.000 abitanti equivalenti che ci consente un uso diverso del depuratore stesso. Questo era un depuratore gestito fin dalla nascita dal CONIV, successivamente da ARAP Servizi. Dal 2019, con un accordo fatto, promosso dalla SASI per la gestione dei depuratori che ci facevano facevano per conto nostro l'ARAP, abbiamo deciso che insieme che tutti i depuratori dove il flusso prevalente è industriale rimane la gestione all'ARAP. Negli altri depuratori, tipo questo di Vasto, Casoli e Gissi, dove la prevalenza è civile, la gestione ce l'abbiamo noi. Quindi noi già gestiamo questo depuratore dal 19, con questo lavoro fatto